Un punto di sosta con tanto di colonnina per la ricarica di biciclette elettriche e, grazie ai supporti trasversali, utilizzabile anche per la manutenzione. È stato inaugurato a Guardia Regia, ma perché lì? Beh, perché il comune incastonato tra i Monti del Matese sarà una delle 44 tappe, l'unica in Molise, dell'Appennino Bike Tour, un percorso per cicloamatori di oltre 2600 chilometri attraverso 14 regioni, dalla Liguria alla Sicilia. L'8 luglio la presentazione ufficiale della manifestazione, organizzata dall'associazione Vivi Appennino e, c'è da scommetterci, la tappa di Guardia Regia, grazie alla possibilità di ammirare le meraviglie dell'oasi naturalistica presente sul territorio e, naturalmente, il caratteristico borgo, sarà una delle più spettacolari del circuito. Il primo a crederci e ad esprimere soddisfazione per l'adesione del comune all'importante manifestazione, il sindaco Fabio Giuliano. Ci abbiamo creduto, mi fui contattato, diciamo, da questo direttore, insomma, che gestisce la torre insieme con Maurizio Varriano. Mi hanno coinvolto, ci ho creduto e oggi, diciamo, raccogliamo, diciamo, i frutti. Almeno iniziamo, perché sono circa 4 anni che adesso la pandemia un po' ha rallentato tutto, però siamo riusciti, diciamo, a raccogliere già i primi frutti con questa donazione da parte della ditta Misura, che è partner di questo circuito. Che appunto, diciamo, è una colonnina per la ricarica elettrica delle biciclette e per la manutenzione delle stesse biciclette, anche non a pedalata assistita. Il Molise fa parte, diciamo, dell'Italia sconosciuta, però voglio dire, questo fatto, insomma, ci preme. Negli ultimi anni diciamo, ci stanno scoprendo proprio per la nostra autenticità. E niente, quindi, diciamo, noi siamo pronti quest'anno più dell'anno scorso. L'anno scorso veramente ci hanno trovato impreparati perché la pandemia, non sapevamo nemmeno, diciamo, se fare, non fare. Invece adesso, memori dell'esperienza dell'anno scorso, siamo pronti. Il paese, se date uno sguardo in giro, pieno di fiori. Quindi aspettiamo chiunque voglia venire a Guardia Regia. E proprio il puntare sul turismo lento con iniziative come quella dell'Appennino Bike Tour può essere la chiave di volta per lo sviluppo turistico ma anche economico del territorio. Benissimo, va bene così. Sì, ascolta, perché la cosa di sabato? Sì. Allora, senta a me, ha detto così, che mi fa chiamare questo qua che fa il cantante. Questo è il cantante. Poi me lo vedo, non ti preoccupare, fai con calma. Grazie mille, un abbraccio intanto, grazie. Ciao, ciao, ciao. Il Ministero delle Infrastrutture invece ci ha donato la cartellonistica, quindi tutta la ciclovia avrà una cartellonistica. Thank you.
Buongiorno. Ciao. No, è venuto quello a Rai. Alessandro. Che c'è numero uno, non fanno niente. Che sarà Rai, purtroppo. Tele regione, ma devono andare a fare un culo, devono morire. Lo sai quanto è costato? Sai quanto è costato lo spot? Ho detto tutte le trasmissioni con cui io collaboro. Perfetto, costa 120.000 euro. Scrive una lettera. Sono un giornale di merda che vende 50 copie sì e no al giorno. Scusami. Perciò no? Siamo a tre persone, cinque poveri ci fate portare un prezzo di 20. Facciamo dire la regia. Vuoi saperne una? Io sono, a volte sono critico perché ti faccio un esempio. Noi usciamo con la macchina. Tu non ci troverai mai a noi la macchina nostra. Perché se io mi devo divertire, io mi sono fatto 2 settimane con Paesi che vai, Rai 1, mi sono messo la sacca a 2.500 euro, punto, però... Sono critico per la macchina. Ma adesso la stessa cosa, fuori c'è questo. Che cos'è questa? Questa è una colonnina per ricaricare le biciclette elettriche. Se si buca, c'è tutta la pressione da riparare. Sarebbero guardare le biciclette elettriche. Non parlare mai di fondazione, non è secondo te. Io non parlo, io la mia.